Buon pomeriggio, bentrovati a tutti gli amici di Spilla per questo ultimo incontro del ciclo Megatrend. Senza le donne non se ne parla dunque, e all'inizio dell'anno, quando abbiamo pensato a questo titolo, non avremmo potuto essere più profetici, perché durante tutto quest'anno di donne se n'è molto parlato. Se non altro perché sono state le maggiori, diciamo, a pagare il prezzo penalizzate dal costo della pandemia. E senza le donne non se ne parla perché appunto possiamo vedere a distanza, diciamo, di quando le donne hanno avuto diritto di voto, quindi dal punto di vista storico, che di passi in avanti se ne sono stati fatti parecchi. E tanti ne sono ancora da fare. Si presume che occorrano più di 200 anni quando sarà probabilmente colmato il gender gap dal punto di vista salariale. Saluto quella che ritroveremo nella seconda parte della nostra puntata, che è la protagonista, una delle due protagoniste della giornata, è Paola Cattapano, in collegamento con noi dalla Svizzera. Grazie Paola per essere con noi e ci Grazie a rincontriamo voi. più tardi. Dunque, adesso volevo introdurre la nostra prima protagonista, che terrà la lezione magistralis per noi. È con noi ed è un onore averla con noi, la professoressa Luisa Torsi. Buonasera Luisa, ciao, grazie per essere con noi e per averci raggiunto. Luisa, grazie per essere con noi, è veramente un onore averti qui. Io ti offro subito il primo spunto. Dunque, ti ha visto tra l'altro tra i protagonisti di una campagna molto bella che, richiamandosi a uno spot celebre del passato, è il nome è assolutamente spiritoso, ovvero No Women, No Panel. Ci parli tu del senso di questa campagna e soprattutto cosa possiamo fare dal tuo punto di vista per incrementare la presenza delle donne nelle cosiddette stanze dei bottoni. Grazie Luisa. Grazie infinite Silvia, dottoressa Kamisaska, per questa bellissima introduzione. Parlo della prima parte della tua introduzione perché è stata veramente comprensiva, acuta, diciamo, ha introdotto come da pari tuo, insomma, un argomento non facile, sebbene se ne parli tanto, ancora è un argomento che viene in qualche maniera considerato divisivo e quindi e questo ci limita molto, mentre diciamo la cosa importante è metterla sul piano razionale ed è quello che appunto cercherò di fare in questo mio intervento. Intanto voglio salutare tutti quelli che sono collegati e ringraziare Schilla per questa opportunità e colgo l'occasione per salutare anche Paola Cattapano. Allora, il titolo appunto del mio intervento si chiama Senza le donne non se ne parla. È diciamo ispirato alla campagna che è stata. Ok, scusatemi, eccoci. Io ho girato la slide, vedete la seconda slide? Sì. Perfetto, perfetto. Ok, allora, come appunto diceva Silvia, No Women, No Panel è una campagna che è stata promossa dalla commissaria europea Marie Gabriel, che è commissaria all'innovazione, ricerca, cultura, eccetera, e la quale ha messo il focus su un punto molto importante. Abbiamo detto, Silvia l'ha messo in evidenza molto bene, che diciamo, il dibattito pubblico, così come tante altre attività della nostra società civile, è dominato dalle figure maschili. Adesso, pian piano, sull'onda, diciamo, della pressione esercitata da una campagna a favore delle donne, qualche donna comincia obiettivamente a essere a rientrare in questi gruppi di discussione, così come in altri consessi apicali. Ma il punto qual è?
Le donne sono sempre minoritarie, vedremo, questo è un po' un leitmotiv del problema della parità fra i generi. Ci sono tante donne che lavorano in posizioni di base, tante studentesse universitarie, tante donne che con una laurea occupano posizioni nelle aziende, diciamo, anche elevate, ma non apicali, cioè le donne non sono nelle stanze dei bottoni. Ecco, la Gabriele cosa ha detto? Ha detto: quando una donna viene invitata a far parte di un consesso, di un panel, se si rende conto di essere l'unica donna in quel panel, ovvero in quel gruppo, ovvero se si rende conto che le donne sono comunque largamente minoritarie, deve, diciamo, in maniera molto cortese, ma netta, declinare l'invito, spiegando molto chiaramente che non ritiene di far parte di un gruppo di discussione nel quale il genere tipicamente sottorappresentato continua ad essere tale. Questo è un atto fortissimo perché rompe uno degli stereotipi a mio avviso peggiori, e cioè quello che le donne non sono in grado di fare gruppo, di fare sistema, il cosiddetto sistema della sorellanza. Gioco quindi di squadra. Nel momento in gioco di squadra, bravissima, nel momento in cui sono la sola non devo pensare, come purtroppo spesso accade, e devo dire anch'io nei primi anni della mia carriera l'ho pensato, bisogna fare, diciamo, un percorso di educazione per capirlo. Di che cosa sto parlando? Ebbene, sto parlando del fatto che una donna che entra in un consesso di uomini non deve considerarsi la migliore, sono qui perché sono la migliore. Probabilmente è vero, perché ovviamente solo le punte avanzate possono sfondare effettivamente le barriere per prima, ma quella punta avanzata ha un dovere verso le altre donne. E di che dovere si tratta? Siccome il bilancio fra i generi è qualcosa che attiene alle minori opportunità che sono offerte alle donne, nel momento in cui io ho avuto l'opportunità, l'ho sfruttata, ho potuto sfruttarla perché avevo le capacità, avevo il CV, avevo tutto quello che volete, ma ho comunque usato un'opportunità che ad altre è stata negata. E quindi ho il dovere morale di portare con me le altre donne. Poi, ovviamente ci saranno donne più brave, ci saranno donne meno brave, tutti noi abbiamo delle capacità che sono distribuite su una curva gaussiana, e vale per gli uomini e vale per le donne. Ma mentre per gli uomini è in qualche maniera accettato che ci sia un po' uno spettro di capacità e che un uomo meno capace di un altro possa comunque far parte di un consesso apicale, per le donne questo diventa un tabù. È un tabù spesso per le donne stesse, e quindi la Gabriella ha veramente fatto un'operazione potentissima che io considero veramente epocale. Chiaramente, scusami se ti interrompo, io considero questo tuo aspetto assolutamente rivoluzionario che hai sottolineato, molto bello, che hai dato diciamo in qualche modo risonanza alle parole della commissaria Gabriele, perché hai toccato un punto centrale, cioè molto spesso le donne vengono viste poco solidali tra loro, e parlando proprio di una con una persona, anzi la saluto, la professoressa Vaccarelli, che nel CNR attualmente è a capo della cyber security, parlando della metà degli anni 80 quando lei ha iniziato ingegneria elettronica, quindi non parliamo del medioevo, su 300 matricole c'erano 8 donne e non erano previsti nemmeno le toilette per le donne. Ma nell'arco dei 30 anni di carriera del CNR mi ha colpito che a capo dei dipartimenti oltre 100 lei abbia incontrato soltanto 5 donne, perché mentre gli uomini scelgono altri uomini, quindi tendono a riconoscersi maggiormente in quali simili,
le donne hanno maggiori difficoltà a portarsi anche una squadra al femminile. Quindi è molto bello questo messaggio che tu hai proposto. Assolutamente, e io credo che questo sia il momento, perché adesso abbiamo avuto varie fasi nello sfondare varie barriere, vari tetti di cristallo, se volete. Questo secondo me è quello più importante in questo momento, che abbiamo raggiunto tanto, ma dobbiamo capire che se non facciamo sistema fra donne, evidentemente non riusciremo ad avere la forza, anche proprio numerica, per poter ottenere i risultati che vogliamo. E come dicevi tu giustamente, appunto c'è un elemento importante che hanno messo in evidenza le Nazioni Unite: si tratta di diritti umani, è una violazione dei diritti umani che viene perpetrata da tempo immemore e che evidentemente adesso, presa coscienza dell'importanza della diversità e della rappresentanza della diversità nei ruoli apicali, bisogna porre rimedio. E un altro elemento che ho voluto mettere insieme, i due elementi forse più critici, è quello del gap salariale. Ancora le donne, anche nei settori pubblici, all'università, l'ultimo Scifigas ce lo dice, le donne ancora sono pagate circa un 17% in meno rispetto ai colleghi maschi nell'università, nei settori privati ovviamente fino al 24%. Questa è un'altra violazione chiaramente importante. E la situazione non sta migliorando, perché ci sono elementi che portano a dimostrare che oggi, nel 2020, ci vogliono 100 anni perché il gap si appiani, mentre erano 83 anni quando il primo report del World Economy Forum è stato promulgato. E adesso ci vogliono ancora 217, previsto che ci vogliano ancora 217 anni perché si appiani il gap economico, il gap della salute, nel senso il trattamento sanitario uguale per donne e per uomini, nel senso la ricerca scientifica in ambito sanitario uguale, no? Ci vogliono addirittura siamo tornati indietro rispetto al 2006. E Luisa, a questo proposito, se non sbaglio, tu hai portato dei dati molto interessanti. Due statistiche, esatto. Lo dico alle persone che ci stanno seguendo, così la professoressa Torsi dà due quadri molto interessanti. Allora, il primo, perché girano molti dati, ma non sempre, sappiamo che se arrivano dalla professoressa Torsi hanno un'autorevolezza notevole, insomma. Il primo ci mostrerà una statistica legata alle discipline STEM, quindi Science, Technology, Engineering e Math, le materie sostanzialmente cosiddette hard skills, quindi le materie dure in qualche modo. E sono dei dati riferiti alla Commissione Europea. E poi ci fornirà, contestualizzerà questi numeri e ce li commenterà all'interno di un articolo più ampio che in occasione dei 25 anni della Convenzione di Pechino è stata fornita invece dalle Nazioni Unite, che inquadra in una dimensione un po' più ampia, al di là di queste discipline, la condizione al femminile. Giusto, Luisa? Esatto, esatto. In realtà vi porterò delle statistiche che sono molto note nell'ambito dell'Accademia, soprattutto per chi fra noi ha a cuore i temi della disparità di genere. Il documento si chiama She Figures, è stato adesso promulgato l'edizione del 2021 che si rifà ai dati del 2018 e sostanzialmente è un documento della Commissione Europea, riporta in maniera disaggregata con una serie di statistiche anche molto complesse, la fotografa la situazione dell'Accademia Europea, quindi
tutti i docenti di tutta Europa, tutti i docenti universitari di tutta Europa e vengono chiaramente disaggregati fra uomini e donne. Diciamo che in primo facciamo un po' un excursus degli aspetti più importanti e sono per esempio noi abbiamo che il 48% delle donne si laurea acquisisce il dottorato, quindi qui abbiamo raggiunto la parità, ma c'è ancora soltanto il 24%, quasi il 25%, che è ancora sottorappresentata nelle professioni tecniche. C'è ancora un gap salariale che è dell'1,3% fra uomini e donne, e mentre le donne, diciamo, le studentesse, abbiamo un numero di studenti che addirittura è superiore a quello degli studenti, poi lo vedremo in una statistica dedicata, man mano che saliamo nella carriera accademica, partendo dal ricercatore che qui è D, fino al professore ordinario che è rappresentato con A, andiamo dal 47% fino al 27%. 26,7%. Quindi, come vedete, man mano che saliamo verso le posizioni apicali, e non parliamo di quelle direttore direttore generale, ma parliamo di professore ordinario, ancora abbiamo soltanto un 25% di donne in tutta l'accademia. E poi, se addirittura andiamo nelle vere posizioni apicali, quelle direttore, abbiamo soltanto un 23% di donne. E per esempio, quando andiamo nel campo dell'acquisizione di fondi, le donne sono sistematicamente meno capaci di portare a casa fondi. Difficilmente si pensa che siamo meno bravi a scrivere i progetti, probabilmente è più ragionevole pensare che ci sia un bias. Ovviamente non stiamo puntando il dito contro nessuno, che sia ben chiaro. Come è stato già messo in Certo. evidenza, si tratta di stereotipi, si tratta di sistemi stratificati che in qualche maniera guidano anche senza volerlo appunto le nostre scelte. Le inventrici sono solo il 10%, quindi diciamo questa è un po' la fotografia della nostra accademia in Europa. E se andiamo a vedere quello che è un po' il grafico principe della più importante, che dà veramente l'idea, quello che viene chiamato il scissor graph, il grafico a forbice. Qui sostanzialmente abbiamo la percentuale di donne in arancione, quella di uomini in azzurro e vediamo la percentuale di uomini e donne fra, allora, questi sono gli studenti universitari. Vedete una linea continua e una linea tratteggiata. La linea continua sono le statistiche del 2018, mentre la linea tratteggiata sono quelle di 5 anni prima, quindi vediamo un po' anche il trend qual è stato. E diciamo è abbastanza asseverato, direi, che le studentesse mediamente universitarie, più ragazze si iscrivono all'università rispetto ai ragazzi. E questo è un dato consistente, più ragazze si Certo. laureano rispetto ai ragazzi, arrivando quasi ad un 60% di ragazze che si laureano. E poi, subito dopo la laurea, quando comincia il percorso post laurea, abbiamo che il trend si inverte, abbiamo che le curve si incrociano e abbiamo una leggera maggioranza di ricercatori, di dottorandi, perché qui siamo appunto di ragazzi che si iscrivono alla scuola di dottorato, una piccola deflessione del numero dei ragazzi che prende effettivamente il titolo di dottorato, poi abbiamo che la curva comincia a separarsi ulteriormente, abbiamo i ricercatori, i professori associati e i professori ordinari. Quindi, come abbiamo visto, noi abbiamo un 24% ad oggi di professoresse ordinarie in Europa, con un 2% di miglioramento rispetto a 5 anni fa. Quindi, diciamo, questo ci dà l'idea che sì, stiamo procedendo, ma abbastanza lentamente.
Se poi invece andiamo nel campo delle, diciamo, STEM, quindi Science, Technology, Mathematics and Ingegneria. Engineering, abbiamo che meno ragazze effettivamente si iscrivono, siamo intorno al 32%, però si laureano in ragione, relativamente al numero più basso che si iscrivono, si laureano di più e ancora una volta abbiamo qui addirittura le curve non si incrociano mai e abbiamo che il numero di donne professoresse ordinarie è arrivato al 15% nelle discipline STEM. Ora, questo è un discorso molto peculiare perché le discipline STEM vengono considerate, e adesso vedremo un pochettino di approfondimenti su questo, un po' degli abilitatori per il futuro. Un domani, diciamo, chi non sa, chi non avrà un minimo di conoscenze matematiche, tecniche, informatiche, sarà a rischio di essere, diciamo, in qualche maniera ai margini di una società nella quale qualunque attività dovrà richiedere, diciamo, competenze di questo tipo. Ma diciamo, prima di continuare con questo discorso che ho accennato, giusto un piccolo excursus sulla vita di un paio di scienziate donne che nel passato hanno subito delle discriminazioni molto chiare, ben documentate. La Rosalind Franklin, lei era una cristallografa molto brava che negli anni 50 venne assunta dal King's College per studiare la struttura per fare degli spettri X della struttura del DNA. Senza entrare, diciamo, nelle storie che furono abbastanza complicate, lei chiaramente lavorava nello stesso dipartimento e sulle stesse tematiche di Wilkins, Watson e Crick, che come sappiamo furono coloro che vinsero poi il premio Nobel per aver scoperto la struttura doppia elica del DNA nel 62 e lei non è annoverata fra questi. Nel 62, a onor del vero, Rosalind Franklin non viveva più perché morì purtroppo giovane, forse a causa anche delle radiazioni. Ma il punto qual è? Che non le è stato riconosciuto il suo ruolo. La fotografia, la famosa Photograph 51, che un studente, Gosling, di Rosalind Franklin fece sotto la diciamo, supervisione della Franklin, fu effettivamente mostrata durante la lecture del Nobel, ma Rosalind Franklin non fu nominata, non le fu dato credito per aver preso parte a questo progetto. Come ho detto, la situazione è molto complicata, ma una cosa vi voglio dire perché secondo me è proprio sintomatica, cioè lei fu assunta tra l'altro da Wilkins, ma tutti e due, diciamo, diedero per scontato, in maniera opposta, un aspetto fondamentale, cioè Rosalind si considerava una scienziata ormai autonoma, lo era, aveva già pubblicato, aveva una sua competenza specifica e quindi voleva avere, era convinta di essere stata assunta per fare un progetto autonomo. Wilkins l'aveva assunta perché fosse la sua assistente. Lei non ha mai accettato questo ruolo e si è sempre posta da donna molto, diciamo, con una personalità molto strutturata, si è sempre posta in maniera molto determinata nei confronti del suo status. Ma diciamo la sua determinazione, cioè, mentre Wilkins era considerato autorevole, lei era considerata autoritaria, se vogliamo prepotente, e quindi diciamo questo suo caratteraccio diciamo, non aveva aiutato la causa. Giusto per dare un elemento, ho detto la situazione era molto complicata, ma mi La sembra molto. stessa qualità
ad un uomo è attribuita come una dote, ad una donna diventa Esatto. difetto, giusto? Assolutamente, Eh sì, assolutamente, esatto. E altra questo è un cosa. po' un caso, e questo è un po' un caso emblematico ed è bello veramente leggere i documenti perché viene fuori, cioè lei proprio guardava con uno sguardo dritto negli occhi di poche parole, persona evidentemente di grande conoscenza e con una grande autorevolezza, scambiata sistematicamente per spocchia, per Prepotenza. prepotenza e quanta, esatto. E l'altro caso, velocemente, Lise Meitner, lei appunto era una fisica che ha lavorato appunto nella radioattività e nella fisica nucleare, in collaborazione con Otto Hahn, che vinse il premio Nobel, e lei tra l'altro scoprì l'effetto Auger, ma Auger in realtà ovviamente è questo professore qui, e quindi diciamo né in un caso né nell'altro né nel Nobel né nel diciamo vedersi riconosciuta il suo ruolo. Non si chiama effetto Meitner, ma si chiama appunto effetto Auger. E quindi diciamo questo è un po' la. E questo è il lavoro appunto che abbiamo scritto qualche tempo fa in occasione di un diciamo issue di ACS Omega, che è il giornale dell'American Chemical Society, per cui sono associate editor, e abbiamo fatto un diciamo, volume che era tutto dedicato a lavori pubblicati da donne. Il corresponding author doveva essere una donna e diciamo, ho scritto l'editoriale nel quale ho riportato, oltre a riportare insomma, il problema del diciamo, tempo che si prevede sia necessario perché il gap si appiani, perché diciamo. Insomma, diciamocelo, spesso si sente dire, ah, ma le donne tanto ormai hanno raggiunto. Sì, abbiamo raggiunto delle posizioni, ma c'è certamente un problema di quali posizioni abbiamo raggiunto. Siamo certo più numerose fra le studentesse, ma le posizioni apicali sono ancora fortemente nelle mani degli uomini e ci vorranno centinaia di anni perché le previsioni dei demografi dicono perché questo gap si appiani. E diciamo la cosa è che ci sono degli Scusa, elementi. a questo Dimmi. proposito è arrivata una domanda dal pubblico che ci sta seguendo, molto interessato eventualmente, evidentemente a queste statistiche, e ci domandava un amico che ci sta seguendo, perché secondo te, dopo gli studi, anche nelle discipline scientifiche, la tendenza mostra che le donne abbandonano le loro ambizioni. E poi è Allora, molto qui legato sì, certo. Allora, qui è un po' il discorso della pressione sociale sulla necessità, volontà, desiderio di costruirsi una famiglia. Perché? Perché si pensa, ed è chiaramente questo è un retaggio culturale fortissimo, che la figura della mamma sia assolutamente insostituibile e che, diciamo, una maternità a tutto tondo sia difficilmente compatibile con una carriera, insomma, piuttosto rampante, piuttosto, diciamo, come quella accademica. Nell'accademia devi essere sul pezzo, devi costantemente, non puoi stare a casa, 6 mesi, un anno. Ecco, questo in realtà è una cosa sulla quale io lavoro moltissimo, anche con le studentesse. Poi vi farò vedere anche un esempio dell'effetto delle cose che dico sulle studentesse che vi ascoltano. Quello che dico loro, non sta scritto da nessuna parte che chi ha una famiglia che segue, quindi diciamo una famiglia felice, passatemi questo termine, non può avere una carriera felice, una carriera importante, una carriera nella quale si punta a raggiungere una posizione apicale in un tempo relativamente breve. Perché? Qual è il segreto? Il segreto, lo dico in maniera proprio un po' così, se volete cruda, è scegliersi il compagno giusto.
perché dobbiamo imparare a sceglierci come compagno una persona che abbia veramente voglia di condividere un percorso di vita con noi e insegnare alle persone che ci stanno intorno che la nostra felicità non è qualche cosa che può essere barattata. La nostra felicità è parte integrante della felicità della famiglia, qualunque cosa felicità voglia significare, ma ovviamente sto semplificando, e una famiglia che è equilibrata e che vuole raggiungere obiettivi comuni deve mettere tutti nelle condizioni di raggiungere il proprio potenziale più elevato. Non può essere che ci sia qualcuno che soddisfa e raggiunge, arriva a esplicare il proprio potenziale più elevato e un altro che, diciamo, è sempre rinunciatario. Questo è un modello che non funziona più. Certo, ci sono ancora donne che vogliono fare le casalinghe e va benissimo, se è una scelta, nessuno entra, anzi, diciamo, per certi versi io ammiro profondamente quelle che scelgono questo proprio come compito, ma non tutte ci sentiamo di fare questa scelta e la nostra realizzazione personale deve essere nell'agenda del nucleo familiare così come della società. Perché se tu hai delle donne, delle persone, quindi in questo caso delle donne soddisfatte, avrai delle persone che producono meglio, lavorano meglio e diciamo eventualmente anche la società nel suo complesso andrà meglio. E questo va, secondo me, detto anche ai figli in tenerissima età e dire: ho scelto di avere dei figli, ma questo non vuol dire che io devo negare la mia identità, devo annientare la mia identità per far crescere e sbocciare un'altra identità. Possiamo crescere insieme, io posso continuare a crescere finché aiuto te a crescere. E quindi, diciamo, e questo infatti poi fa parte di una slide sull'empowerment che tratterò più brevemente. A questo punto mi sembra giusto salutare a questo punto professor Gaetano Scamarcio, che è marito della professoressa Torsi, della facoltà di fisica, tra l'altro. Quindi L'anno prossimo facciamo un incontro con il professor Scamarcio. Scusa Luisa, prego. Sarà onorato. Quindi il punto è questo, che purtroppo a livello globale una serie di rapporti delle Nazioni Unite ci dicono che in realtà la situazione non sta migliorando. L'agenda che era stata prevista qualcosa più di 25 anni fa a Pechino prevedeva che l'uguaglianza del gap l'avremmo raggiunta nel 2020, siamo già sicuri che non riusciremo a raggiungerla entro quel termine e diciamo ancora più terribile è uno studio, ma su un numero di persone molto elevate, 75 nazioni, ci dice che c'è oltre l'80%, credo il 90%, non riesco a leggere bene qui, oltre il 90% delle persone, sia uomini che donne, conserva un retaggio che lo porta o la porta inconsciamente a discriminare le donne. Quindi è veramente un'operazione culturale titanica che va fatta, perché quando si pensa di aver raggiunto qualche cosa, addirittura le statistiche ci dicono che torniamo indietro. Quindi, diciamo, ovviamente è un problema enorme. E mi piace anche parlare di questo discorso di STEM e democrazia che avevo accennato a un certo punto e mi rifaccio a un'intervista di Ersilia Vaudo Scarpetta, che è Chief Diversity Officer per l'Agenzia Spaziale Europea,
E lei fa un'osservazione, secondo me, giustissima. Siamo in un momento, con la pandemia addirittura poi le cose sono andate peggio, in cui l'ascensore sociale è fermo e, diciamo, le diseguaglianze sono sempre più accentuate. La scuola fatica moltissimo, anche in Italia, a divenire strumento di, diciamo, supporto per chi, volenteroso e bravo, proviene da una famiglia disagiata. L'italiano è un po' la nostra lingua, l'inglese ci permette di parlare a livello internazionale, le STEM ci permettono di parlare con l'universo. Vabbè, lei ovviamente lavora per l'agenzia spaziale, si interessa di spazio e quindi diciamo associa la STEM alle stelle, che è un'immagine bellissima. In realtà, diciamo, quello che possiamo dire è che le STEM, in realtà, come poi effettivamente è scritto dopo, sono degli abilitatori di futuro. Il nostro futuro è fatto di continuo, di doverci continuamente interfacciare con dispositivi elettronici. La nostra capacità di utilizzare dispositivi elettronici, app, strumenti, eccetera, dovrà essere sempre ad un certo livello, per non rimanere ai margini di una società che evidentemente si evolverà in questa direzione inevitabilmente. Inoltre, le materie STEM aiutano a essere quantitativi ci sono degli studi che dimostrano come l'essere quantitativi ti aiuta a fare un supporto per gestire ragionamenti più complessi, quindi acquisiscono lo spirito critico e diciamo si tende a delegare di meno e quindi si formano cittadini migliori. E a tutto vantaggio della tenuta della democrazia. Credo che non ci sia un'affermazione più attuale di questa e ringrazio Ersilia veramente perché io credo che questo sia un punto criticissimo sul quale dobbiamo ragionare molto e evidentemente questo è un discorso più generale sulle discriminazioni rispetto alle sole discriminazioni di genere. E infatti Quindi Luisa, che questo sia un altro punto cruciale perché l'atteggiamento ascientifico è fortemente legato al populismo molto spesso e alla Bravo, riduzione, la compressione della democrazia. E non è un caso che la esatto. scienza aiuta proprio, oltre a scardinare i pregiudizi, con la potenza del suo metodo imparziale, oggettivo, sforzante, anche ad evitare che quest'epoca diventi quella delle post-verità Esatto. o delle fake news. E qui c'è un altro lavoro, un altro capitolo da fare. Scusa Luisa, mi Molto, davo un po' molto, di molto importante. Prego, prego. Lo so, tempo. cerco di accelerare, però un altro paio di concetti secondo me molto importanti che vorrei. E quindi, così come abbiamo un problema della matematica che è, diciamo, una discrimine fra le ragazze e i ragazzi, tipicamente i ragazzi, sono più si iscrivono di più a questo tipo di corsi di studio e quindi diventano più preparati in queste discipline, ma la matematica è anche un discrimine su altri gap, come gap socioculturali, nord-sud e altre diseguaglianze. Quindi, diciamo, è molto importante, diciamo, puntare sull'istruzione e su imparare bene, insegnare bene, la matematica e le discipline scientifiche deve diventare proprio un punto fondamentale nell'agenda di una nazione che voglia, diciamo, investire correttamente per il futuro. E diciamo, basta con questa idea, capito, che è ignorante solo chi non sa Dante Boccaccio. Se non sai fare un integrale, probabilmente è bene che, diciamo, cominci a pensare che quello deve diventare parte del background culturale di una persona proiettata al futuro. E quindi, diciamo, e questi, diciamo, sono argomenti che abbiamo già visto. Parlando di, diciamo, Ersilia, vorrei parlare
parlare di questa iniziativa che si chiama Il Cielo Itinerante, proprio nell'ottica che le STEM devono poter essere apprezzate, amate da chiunque, è stata messa su questa iniziativa che si chiama, è un'iniziativa, si chiama Il Cielo Itinerante, e sostanzialmente è voluta da Ersilia Scarpetta, Alessia Mosca e un pool di donne che porta un telescopio nelle zone meno, diciamo, più disagiate del nostro territorio. Quest'estate è partito dalla Sicilia ed è arrivato fino al meeting di Rimini con l'idea di far costruire razzi ai bambini e alle bambine di Forcella piuttosto che Gaeta, piuttosto che Taranto, eccetera, in modo tale da dar loro la sensazione, la bellezza, suscitare in loro, diciamo, questo interesse per queste discipline che appunto sono degli abilitatori di futuro. Ma a questo punto ecco una riflessione. Nel momento in cui noi abbiamo questa gap, questa diciamo barriera fra uomini e donne, e diciamo per le donne è più difficile arrivare in determinate posizioni, nelle posizioni di comando. Addirittura possiamo dire che a parte forse qualche paese scandinavo, il potere gestito al femminile o gestito con una, diciamo, uguale rappresentatività delle donne, noi non lo conosciamo, non sappiamo che faccia abbia, perché le donne sono comunque sempre sottorappresentate o largamente sottorappresentate. Ora, abbiamo anche visto che questo, e quindi diciamo, una gamma di colori della società gestita in maniera paritaria da uomini e donne, noi non sappiamo appunto come sia. Quindi quel tipo di diciamo, diversità nel gestire le cose non la conosciamo. E quindi, tra l'altro, abbiamo visto che questo gap si riduce ad una velocità terribilmente lenta. E qui diciamo di solito faccio un parallelismo con una reazione chimica. Io sono professoressa di chimica, come appunto ha detto Silvia poco fa, e quindi diciamo quando si ha una reazione che è troppo lenta, che cosa succede? Succede che di solito c'è una barriera energetica perché appunto i reagenti possano dare origine alla reazione stessa. Cosa si fa quando una reazione chimica è troppo lenta? Si inseriscono nella reazione degli elementi che sono chiamati dei catalizzatori. I catalizzatori hanno proprio il compito di accelerare la reazione. Quindi la reazione sarebbe arrivata all'equilibrio, che nel nostro caso è la reazione di riequilibrio delle donne e degli uomini nelle posizioni apicali. La reazione sarebbe arrivata perché termodinamicamente favorita il riequilibrio, ma ci mette troppo tempo. Ecco, dobbiamo pensare che forse dei catalizzatori sono importanti e a questo proposito mi piace La quota parlare della rosa legge potrebbe essere. Golfo-Mosca. Le quote di genere o le quote a favore del genere meno rappresentato, che tipicamente insomma sono le donne. E a questo proposito mi piace parlare dell'esperienza della legge Golfo-Mosca. Alessia Mosca e Lella Golfo sono state parlamentari deputate tra il 2008 e il 2014 e appartenenti tra l'altro a due schieramenti opposti, quindi è una bellissima storia anche bipartisan. E cosa hanno fatto? Hanno pensato a mettere delle quote di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa. E fondamentalmente che cosa dice? E la legge Golfo-Mosca effettivamente è stata promulgata
10 anni fa, e adesso a 10 anni si cominciano a fare le prime, a tirare le fila, e in un articolo di appunto Paola Bolzano, vi dico un pochettino che, come sono state tirate le fila. E quindi la legge è una legge temporanea che impone le quote solo per tre elezioni successive del Consiglio di amministrazione. Quindi è entrata in vigore la legge, il primo Consiglio di amministrazione deve tener conto della Golfo Mosca, ma ne tiene conto soltanto per tre rielezioni consecutive. È graduale, impone che il genere meno rappresentato sia rappresentato almeno al 20% e nell'elezione successiva fino al 33%, e prevede delle sanzioni. E tra l'altro queste sanzioni, leggevo, sono fra le più importanti, più rispetto ad altre leggi simili che sono state promulgate in Francia o nel resto del mondo. Erano sanzioni pecuniarie, o addirittura si arrivava a sciogliere il CDA nel caso in cui non venisse rispettata la Golfo Mosca. Alessia Mosca, in una intervista, dice molto chiaramente: dice, quando noi abbiamo proposto questa legge, ci dicevano sarà il baratro delle aziende, andranno tutte malissimo, succederà il delirio. Così non è stato, e in effetti ci sono state tutta una serie di effetti positivi, e questi sono effetti che sono stati messi in evidenza su un campione statistico molto elevato. Appunto, i numeri sono quasi 5.000, curriculum che sono stati studiati, di consiglieri di amministrazione appunto che hanno fatto parte, che sono rientrati sotto i dettami appunto della Golfo Mosca, eccetera. E allora, quello che è successo è che l'obbligare un consiglio di amministrazione a inserire delle donne ha scardinato delle regole, un po' come scardinare le consuetudini di un gruppo di amici maschi al bar. Ecco, e che cosa ha fatto questo? Ha fatto sì che le persone scelte nei consigli di amministrazione fossero più giovani, più preparate, con una miglior conoscenza dell'inglese, migliori conoscenze della situazione internazionale. Cioè, l'aver inserito le donne ha migliorato i CDA nel loro insieme, e questi hanno performato sotto molti aspetti meglio. Non sono Lisa, peggiorate assolutamente. perdonami, ti interrompo perché siamo veramente sotto, Sì, ok. veramente oltre il tempo massimo. Ok. Io ti volevo chiedere soltanto, tra l'altro queste slide saranno ovviamente disponibili a tutti gli amici che ci stanno Sì. seguendo, sarà loro materiale di studio, e ti volevo chiedere solo una parola su un ultimo spunto, ovvero, tu sei al capo di un'equipe di ricerca multidisciplinare perché per formazione, per competenze, ovviamente per genere, e quindi c'è anche una capacità manageriale alle spalle. Proprio adesso noi stavamo parlando di CDA e di imprese. Vuoi dirci qualcosa della tua quotidianità? Ecco, della tua quotidianità, Sì. giusto 30 secondi. Sì. Allora, volevo soltanto dirvi che appunto il gruppo è un gruppo
interdisciplinare, molto formato, diciamo, da un numero di ragazze e ragazzi piuttosto elevato. Ci occupiamo di bioelettronica e quindi ci occupiamo di interfacciare sistemi elettronici con sistemi biologici. Nel nostro caso, noi ci occupiamo di sistemi che sono in grado di rivelare dei marcatori, ovvero dei virus o dei batteri, in un fluido biologico, e in questo momento siamo in grado di rivelare la concentrazione di dei marker proteici estremamente bassa allo zettomolare, il che significa sostanzialmente una proteina in 100 microlitri. Questo è un record mondiale che stiamo sviluppando sotto forma di una piattaforma elettronica che forse un domani ci permetterà di fare la diagnostica ultra precoce del cancro al pancreas, e nell'ambito appunto di un progetto europeo che coordino, e mi piace chiudere con il gruppo di tutti i partecipanti al progetto SIMBIT sul lago di Garda. Complimenti, complimenti Luisa, tra l'altro un'immagine bellissima con te con un bambino, quindi il concetto proprio, anzi con una bambina forse, il concetto proprio di sostenibilità e di futuro, uno sguardo al futuro, tra l'altro sei mamma di due ingegneri, quindi tu sei veramente una role model straordinaria Luisa, grazie per essere Grazie. stata veramente con Grazie noi. a te. A questo punto vi introduco Paola Catapano. Paola, Buonasera. buonasera Paola, grazie per essere con noi. Sì, possiamo partire con le slides. Dunque, le regioni polari, un po' per caso, un po' in realtà, ovviamente tutte le cose sono opportunità che ci sono e poi uno impara a coglierle. Diciamo che appunto, come dicevi tu, io ho cominciato a fare un po' di carriera di giornalismo scientifico parallelamente all'attività al CERN. Perché in me è molto forte lo spirito di avventura, mi mancava anche un pochino l'attivismo ambientale, che è una qualcosa che ho sempre avuto un po' innato dentro di me. Pensa che quando avevo 18 anni avevo giurato che non mi sarei mai presa la patente, avrei sempre girato o in windsurf o in bicicletta. Quindi questa cosa c'era dentro. Nel 2005 ho avuto l'opportunità di partecipare a un concorso per accompagnare come documentarista la 20ª spedizione italiana in Antartide. E ho vinto questo concorso, mi sono ritrovata 2 mesi in Antartide a documentare scienze. Ho girato 4 documentari, ho scritto molti articoli, all'epoca per tutto Scienze della Stampa e per Newton, che era un settimanale molto bello che purtroppo non è più finanziato e quindi è finito. Qui mi vedete in Antartide, appunto sulla terra di Adélie, che è uno dei posti dove ho avuto la fortuna di andare. E quello che mi colpì soprattutto in Antartide fu il progetto EPICA, che è un progetto gestito, il cui capo era un glaciologo italiano, Walter Maggi, della Bicocca di Milano, e che per la prima volta ha dato veramente le prove delle emissioni di gas serra legati alle attività umane, perché in queste calotte glaciali, che sono dei cilindri di ghiaccio che vengono estratti sulla calotta glaciale in Antartide, a Dome Sea, ha una profondità il ghiaccio di 4 chilometri. Questa calotta glaciale di 4 chilometri contiene racchiuse dentro il ghiaccio che non si è sciolto da 1 milione di anni, l'atmosfera di quel periodo, l'atmosfera da 1 milione di anni fino ad oggi. Quindi sono, se vogliamo, come degli archivi della nostra atmosfera da 1 milione di anni a questa parte. E leggendo questi archivi si vede chiaramente la correlazione fra l'aumento del flusso, l'aumento del contenuto di CO2 e altri gas serra, in particolare metano, in questa atmosfera dal momento in cui è iniziata l'attività industriale, quindi dal momento dell'evoluzione industriale. Questa curva sale e diventa addirittura verticale negli ultimi 20-30 anni. Quindi una prova concreta che il riscaldamento globale è dovuto alle attività umane. E da lì è rimasto questo pallino delle spedizioni, per cui dopo questa spedizione in Antartide ovviamente bisognava andare al polo, e sono stata in Artico diverse volte,
La spedizione di cui hai parlato, che possiamo vedere, di cui possiamo vedere un'immagine in questa slide, è stata, diciamo, il lavoro più pesante che abbia mai organizzato, perché quando ho iniziato non pensavo di andare davanti a tanto, anche perché tutto questo lo faccio, come hai detto tu, nelle vacanze, ma organizzare questa spedizione qui ci sono voluti 2 anni di dopo cena e vacanze, weekend, di lavoro molto intenso. Quello che ho fatto è, approfittando del 90° anniversario della spedizione di Umberto Nobile col dirigibile Italia, che è una spedizione di cui solo i nostri nonni ricordano un po' la vicenda, e la ricordano anche male, perché la ricordano come una spedizione che precipitò sul pack artico, cosa che è vera, e che poi si salvarono, eccetera. In alcuni sì, altri no, la tenda rossa, c'è cioè il film con Franco Nero e Sean Connery e Claudia Cardinale, insomma, chi l'ha visto si ricorda qualcosa. Ma in realtà quella spedizione fu la prima vera spedizione scientifica in zone polari organizzata con i criteri di oggi. Sì, hanno fatto le spedizioni polari fin dagli anni delle grandi esplorazioni inglesi, olandesi, dell'epoca, anche poi dopo canadesi e americane, avevano un po' di scienza a bordo, ma era più che altro la scusa per conquistare nuove terre, per andare a vedere se c'erano risorse interessanti. Ah, Nobile invece fu il primo a montare a bordo del suo dirigibile tutta una serie di esperimenti, fra cui, per esempio, un esperimento di fisica importante sulla radiazione cosmica. C'era a bordo Aldo Pontremoli, purtroppo, un grande fisico italiano della generazione di Fermi e anche della levatura di Fermi, oserei dire, che morì giovanissimo volando via con l'involucro del dirigibile. E poi Nobile aveva previsto anche di atterrare sul polo e di fare prelievi di acqua, misurare la corrente, misurare la deriva dei ghiacci, misurare anche il contenuto di inquinanti già all'epoca in Artico, perché era stato un visionario. Quindi ho messo insieme questa spedizione con esperimenti a bordo, ma è una spedizione che era contemporaneamente di ricerca. La ricerca mi serviva a finanziarla essenzialmente, ma anche molto di comunicazione, per andare a documentare direttamente dall'Artico quello che succede al nostro pianeta e che è il risultato dell'inquinamento umano, dell'attività umana. Avevamo Ecco, una non barca a vela. dimentichiamo effettivamente che l'occasione per andare spesso in questi luoghi estremi, anche ostici, non è soltanto mosso da spirito di avventura, ma è per eseguire degli importanti progetti scientifici, perché sono dei laboratori, diciamo, unici Naturali. per Sì, certi versi. sono E da laboratori questo punto naturali, in particolare per lo studio del clima. per lo studio del clima, e tra l'altro Sì. penso che però di tutti i progetti che tu hai scelto di parlarci, sapendo che questo corso ha il fil rouge della sostenibilità, abbiamo avuto un confronto sulle plastiche, sulla questione delle plastiche. Sì, Ecco, ci io credo arriviamo. che Quello che noi. mi premeva dire è che appunto abbiamo utilizzato una barca a vela proprio per avere il minimo impatto possibile. Chiaramente quando si resta imprigionati nei ghiacci, questa è una foto di una spedizione precedente della stessa barca Nanook fatta in Groenlandia, dove volutamente lo skipper è rimasto imprigionato nei ghiacci per dimostrare che con la sua barca a vela, che non ha combustibile fossile per riscaldare a bordo, anche con meno 47 fuori, utilizzando dei sistemi molto semplici di isolamento efficace, isolando bene il cockpit, col calore umano dentro la barca si ha una temperatura perfettamente accettabile di 18 gradi. E quindi abbiamo utilizzato questa barca a vela proprio per questo messaggio di sostenibilità. Anche quando si vanno a fare queste spedizioni, non è necessario prendere la rompighiaccio che ha un tasso di emissioni quotidiano quanto quello che può avere Nanook in 2 anni, in 2 stagioni artiche, perché in quelle zone lì si cerca di utilizzare al massimo il vento. C'è anche il fatto che si va d'estate, quindi c'è il sole permanente, per cui i pannelli solari funzionano bene, l'energia eolica anche per generare calore funziona bene. Non avevamo riscaldamento a bordo, quindi non si usa combustibile fossile per il riscaldamento, non ci facevamo tante docce, anzi non c'era proprio la doccia, bisognava lavarsi con il guanto e l'acqua la riscaldavamo sul fornello. Però insomma si riesce a fare una circumnavigazione come siamo riusciti nel 2018, siamo arrivati all'82esimo parallelo, oltre 82esimo. Altra sorpresa, normalmente le Svalbard, quando si arriva verso il nord-est,
non si riesce a circumnavigare perché la banchisa polare arriva fino là anche d'estate. Quell'estate lì abbiamo cercato la banchisa, abbiamo fatto altre 50 miglia, quindi passato un parallelo in più a nord e abbiamo trovato la banchisa polare. Purtroppo sulla banchisa polare, appunto, uno dei progetti, come dicevi Silvia, è quello che avevamo a bordo, era quello di documentare le microplastiche, microplastiche in mare. Perché voi vi chiederete che ci fa la plastica in questo posto che è assolutamente disabitato, ci sono solo orsi polari e qualche comunità di scienziati, ma veramente a un massimo di 2000 persone su un arcipelago che è grande, poco più dell'Irlanda, e però ci sono Ecco, 3000 orsi credo che polari su quelle da terre. quell'osservatorio il potenziale destabilizzante per l'equilibrio del pianeta e per il funzionamento stesso dal punto di vista dei processi che regolano l'ambiente delle plastiche sia veramente impattante, quindi si abbia veramente un Sì, occhio diverso visto dai poli. l'occhio diverso è che arrivi su una spiaggia come questa e questa è la vista che hai. Qui, probabilmente su questa spiaggia che era all'81esimo parallelo, un'isola dove nessuno va, nemmeno i turisti, perché veramente non si riesce ad arrivare con le navi da turista, non c'è mai stato nessuno, eppure c'era un'abbondanza pazzesca di plastica. Non solo questa più visibile, che sono delle boe da pesca, ma c'era di tutto, dai tappetini di auto a dei, per esempio, c'erano degli bricchi di latte con le scritte in cirillico, qualsiasi oggetto. Queste sono due corna di renna impigliate e poi c'erano i cadaveri delle renne che non erano riusciti a districarsi, sono morte sul posto così per una rete da pesca. Si erano impigliate le corna. Questo invece è ancora più interessante, un bidone molto grande di benzina con un morso. Il morso era di un orso polare. Quindi il problema della. Adesso vi faccio vedere ancora un'altra immagine. Questa qui è la banchisa polare, appunto all'82esimo parallelo abbiamo fatto un prelievo per le microplastiche e abbiamo trovato nel retino delle microplastiche addirittura plastica visibile a occhio nudo. La stessa situazione si è ripetuta quest'estate con un'altra barca a vela più tradizionale. Siamo arrivati anche quest'estate a latitudini molto elevate, fra l'80esimo e l'81esimo parallelo, anche questa volta con dei progetti scientifici per lo studio, anche questa volta di plastica, questa volta di macroplastica per studiarne la provenienza, perché studiandola insieme al legno galleggiante, il driftwood, che si accumula assieme alla plastica macro e poi anche prendendo delle ortofoto da droni, è possibile capire come ci arriva e da dove arriva. Vediamo prima le immagini belle, che ce ne sono sempre quando si va in Artico, c'è sempre il bello, sempre panorami pazzeschi, unici, sembra di stare nello scenario di un film. Questa vista da drone di un ghiacciaio che finisce in mare, la particolarità delle Svalbard è che ci sono queste punte appuntite e ghiacciai enormi estesi che finiscono direttamente in mare, sempre soli, non c'era mai nessuno con noi. Questa è la spiaggia di Lagoia, vista da lontano. Dall'alto sembra una spiaggia di sassi, fra l'altro in questi sassi c'era un geologo con noi a bordo, riescono a ritrovare testimonials di tutte le ere geologiche della Terra, perché le Svalbard hanno una geologia molto particolare, però si guarda da vicino anche quest'isola, la Goia, neanche sentita nominare da nessuno, qui nemmeno gli orsi arrivano, e qua abbiamo trovato reti da pesca solite, frammenti di plastica di vari tipi, vari colori, varie pezzature, sempre associate a questo driftwood, e anche qua un bidone, questa volta sorpresa, sorpresa, la scritta sopra non era in cirillico ma in italiano, non disperdere nell'ambiente. Il lavoro di quest'estate è consistito nel raccogliere appunto con guanti in Tyvek i pezzetti di plastica. Abbiamo trovato addirittura un pettine fra gli oggetti, un secchiello da spiaggia, un trenino quasi intatti, e poi documentare dove è stata presa. E poi ci siamo messi a fare i falegnami, segando pezzi di questa legna e portando appunto i campioni che sono in questo momento in corso di analisi al laboratorio dell'ISMAR del CNR di La Spezia. È un progetto che abbiamo fatto insieme alla Swiss Polar Foundation per capire la provenienza di questa plastica. Allora, il problema della plastica è, come sempre, non bisogna dire la plastica è tutta cattiva. La plastica è stata anche al centro di grandissimi sviluppi industriali ed economici e così via. Il problema della plastica è che negli ultimi 15 anni se n'è prodotta altrettanta quanto in
da quando esiste. Nel 1945 si produceva 1 milione di tonnellate di plastica al giorno, nel 2017 350 milioni di tonnellate di plastica al giorno. Di questi 350 milioni, secondo uno studio europeo, finiscono ogni anno in mare 10 milioni di tonnellate di plastica, l'equivalente di una camionata al minuto. La maggior parte di questa plastica è monouso, plastica, che si usa una volta e si butta via. Il problema è che la plastica ha avuto tanto successo perché è un materiale pazzesco, è un materiale eterno. Quindi la medaglia, il lato positivo della medaglia, materiale eterno, lato negativo non si degrada mai, non è biodegradabile. La sua longevità fa sì che invece intanto rimane macro per tanto tempo, poi quando finisce in mare, dopo centinaia anche di anni, per azioni fisico-biologiche, diventa micro. Microplastica, cioè inferiore a 5 mm, che è un problema ancora più grande, perché anche se non la vediamo, in realtà il danno è enorme, tanto perché è difficilissimo rimuoverla dal mare, ma soprattutto perché finisce negli organismi degli animali marini. Come abbiamo visto, anche la macroplastica finisce negli organismi degli animali marini. Tutti hanno visto immagini degli stomaci di balene pieni di plastica. Io ho visto anche appunto orsi mangiare plastica, renne mangiare plastica. E questo fa danni, provoca, questo è studiato sui macroanimali, macrofauna, danni cellulari al punto che uccidono oltre 100.000 specie marine all'anno e 1 milione di uccelli all'anno. Il problema della microplastica è che in realtà poi finisce in organismi ancora più importanti per la vita sul nostro pianeta, cioè lo zooplancton. Lo zooplancton è la base della catena alimentare e ci sono studi che vedono come questa plastica consumata dal primo mattone della vita danneggia il DNA di questi animali, questi piccolissimi animali. Quindi noi abbiamo una Paola, minaccia perdonami, che siamo veramente sì. fuori tempo massimo, devo chiederti di avvicinarti alla conclusione. Non Sì, abbiamo infatti veramente ero più tempo. alla conclusione. Quello che volevo dire è questo, cioè sono messaggi difficili, messaggi pesanti. L'Artico chiaramente non è tutto così, l'Artico è anche bello come queste foto che abbiamo fatto fra le due spedizioni, con animali in armonia con la loro natura, balene, trichechi, questa mamma orsa con due cuccioli, uno qui nella foto non si vede, aveva appena catturato una foca e l'orsetto la stava mangiando. L'Artico è ancora un posto dove la natura sta sopravvivendo, però è molto minacciato. E quello che voglio dire è che adesso, in questo momento, con Glasgow in corso, tutti pensano alle emissioni, ai gas serra e così via. È molto importante ridurre le emissioni. Non ce l'abbiamo fatta in tanti anni, se ne parla dai tempi di Kyoto e di Rio. Nessun governo ha mai preso atto. Ma con la plastica possiamo cominciare noi ad agire, possiamo cominciare noi a smettere di acquistare plastica inutile, per esempio quella del packaging, quella monouso, prima ancora che sia una direttiva europea che c'è già, ma che siano ancora delle leggi a livello nazionale. E dobbiamo noi stessi smettere di Grazie consumarla in modo Paola. tale che si smetta di produrla in questo Grazie modo. Paola, grazie. Grazie per il tuo contributo. Quindi abbiamo avuto sia un messaggio importante nei riguardi della problematica che abbiamo considerato, senza le donne non se ne parla, da parte della professoressa Luisa Torsi, che saluto e ringrazio ancora per la sua partecipazione. E abbiamo qualche passetto da fare anche qui, qualche compito per dicembre ce l'abbiamo e abbiamo anche questo importante compito per essere consumatori consapevoli in maniera tale poi da agire e da far pressioni, perché poi alla fine sempre il numero, quando numericamente si agisce tutti in una stessa direzione, che i messaggi passano. Grazie per l'ascolto e per averci seguito in tutti questi mesi. Buona serata.